Parliamo di omicidi e femminicidi per cercare di chiarire alcuni aspetti che la comunicazione pubblica tende a confondere o distorcere. Partiamo dai dati statistici. Nel recente report sulle vittime di omicidio, l'Istat, a pagina 14, riporta la classifica stilata dall'Eurostat basata sull'incidenza omicidiaria ogni 100.000 abitanti. L'Italia risulta quart'ultima, meglio di lei soltanto Repubblica Ceca, Lussemburgo e Slovenia, paesi con una densità di popolazione peraltro di molto inferiore a quella italiana. Su scala mondiale l'Italia risulta 174esima su 198 paesi, dato del gennaio 2021. Dal punto di vista analitico e quindi dei fatti concreti, il nostro paese è dunque straordinariamente sicuro per quanto riguarda gli omicidi, un crimine che dalle nostre parti è in calo costante da anni. Alt, qui serve subito una premessa, fatta ora e per sempre. Una vita persa a causa di un omicidio è qualcosa di inaccettabile, sempre e comunque. L'omicidio è un atto orribile che ripugna le coscienze e destabilizza gli equilibri universali. Quando anche in Italia o nel mondo avvenisse un solo omicidio all'anno sarebbe comunque troppo, su questo c'è poco da discutere. E d'altra parte non è mai possibile discutere argomenti ovvi, ancor più se vengono posti sulla base dell'emozionalità e di principi utopici e ideali. Va però preso atto che il mondo, purtroppo, procede sbattendosene altamente dei principi ideali e delle utopie. Triste, ma è così. Ed è per questo che i fenomeni per essere compresi vanno misurati e valutati analiticamente. Solo così si può capire se si tratta di qualcosa di diffuso e grave da affrontare con urgenza o se è qualcosa di fisiologico e minimale che inevitabilmente passa in secondo piano rispetto ad altri fenomeni. Qualcuno chiama questo benaltrismo. Chiamarlo così però è un modo per sfuggire ai fatti. Se in un paese sono di più le vittime di infarto, di incidente stradale o di incidenti sul lavoro che quelle di omicidio volontario, è ovvio che se ne debba prendere atto e si cerchi di intervenire prima sui fenomeni che fanno più vittime. Non è benaltrismo, è logica, oltre che un'ovvietà per chi è chiamato a fare le leggi e a farle rispettare. Deve essere così, anche quando altri fenomeni ci suscitano emozioni più forti, magari amplificate dai media. L'omicidio efferato di un anziano indifeso suscita commozione, indignazione e clamore più di una persona che muore in un incidente stradale, indubbiamente. Dovremmo forse interrogarci sul motivo di questo doppio binario valutativo, ma il vero centro della questione è che chi si occupa di dare regole al vivere civile non può e non deve prendere decisioni sulla base della carica emozionale degli eventi, ma ci piaccia o no, su dati e fatti. Se non lo fa, è un cattivo decisore, interessato soltanto alla propria visibilità mediatica e a dare a fare consenso facile. Tutto questo deve essere molto chiaro in premessa se si vuole impostare correttamente un discorso serio sugli omicidi e i femminicidi in Italia. E un discorso è serio se si basa su numeri e fatti, non sulle emozioni o sul clamore mediatico, che tuttavia la fanno da padrone nel sentire comune. Ne è un esempio l'ultimo periodo. Nel giro di 10 giorni la cronaca ha registrato e debitamente enfatizzato 6 omicidi volontari con vittime donne avvenuti quasi in sequenza. Sulle pagine cartacee e web delle varie testate sono fioccati i numeri, tutti diversi, una specie di estrazione del lotto dell'orrore. 65 le donne uccise in un anno secondo Sky, 66 per La Stampa, 76 per La Gazzetta di Parma, 105 per Il Corriere di Calabria, 41 per Il Riformista, 38 per TGcom24, fino al vincitore assoluto, Il Corriere della Sera, che ne dichiara la bellezza di 186. Perché tutte queste differenze? I morti hanno la caratteristica di poter essere contati uno ad uno, non dovrebbe essere difficile rilevare quante donne sono state uccise da inizio anno. Eppure c'è disordine nella comunicazione, ancor più dal lato terminologico nel momento in cui qualcuno parla di omicidi volontari, altri di femminicidi, altri ancora di un mix dei due. A mettere disordine in un dato che dovrebbe essere oggettivo e soprattutto coerente con i dati Eurostat che abbiamo citato prima sono essenzialmente due fattori. Il primo è l'interesse dei media a suscitare quanto più scalpore e indignazione possibile, che per loro si tramuta in click sugli articoli, dunque entrate pubblicitarie. Questo loro interesse a spararla grossa, di carattere puramente commerciale, si incrocia però perfettamente con l'interesse di chi trae vantaggio dal diffondere un dato ingigantito e drammatizzato su un fenomeno che drammatico lo è di certo, ma altrettanto certamente non è emergenziale, anzi. Chi siano questi portatori di interesse e perché traggano vantaggio dalla falsificazione della realtà lo ipotizzeremo alla fine. Prima proviamo a mettere ordine nella materia.
Gli omicidi di cui si parla nelle statistiche ufficiali sono quelli volontari, ossia quelli commessi con modalità tali da non lasciare dubbi sul fatto che chi l'ha commesso volesse uccidere la vittima. Esiste una forma ancora più grave dell'omicidio volontario, che è quello premeditato, che oltre alla volontarietà include anche la preparazione meticolosa del delitto. Esistono anche forme meno gravi, come l'omicidio preterintenzionale, quello dove il colpevole non voleva uccidere, ma per vari motivi è andato oltre la propria volontà, determinando la morte della vittima. O l'omicidio colposo, quello avvenuto assolutamente senza volere, per fatalità. Le definizioni che ho appena dato sono tutte reperibili, descritte con dovizia e precisione nell'ordinamento penale del nostro paese e anche di altri. In nessun ordinamento, va specificato subito, è previsto il reato di femminicidio, di cui però si parla ampiamente sui media, spesso confondendolo, di solito volutamente, con l'omicidio volontario. Ma di preciso, cos'è il femminicidio? Se ne parla tanto, dunque, ne esisterà una definizione chiara e netta? La risposta è no. Basta una ricerca attenta su internet per ricavare numerose definizioni diverse tra di loro, talvolta anche di molto. Le varianti sono talmente tante che sulla Fionda abbiamo pubblicato un generatore automatico di definizioni di femminicidio. Ad ogni refresh della pagina appare una definizione diversa, e l'assurdo è che suonano tutte sensate. E funzionano tutte sulla base di due variabili. La prima è relativa all'autore del delitto, talvolta è il compagno o marito, talvolta si allarga il campo includendo anche gli ex, ma lo si può dilatare ancora inserendo qualunque familiare di sesso maschile, quindi anche lo zio, il padre, il fratello, il cugino, fino a dire, come fanno in molti, che femminicidio è qualunque omicidio che abbia per autore un uomo e vittima una donna. Un non senso, perché così avremmo un femminicidio, ad esempio, quando un uomo affetto da una grave e violenta patologia psichiatrica uccide la sorella. In questi termini saremmo molto lontani dal concetto proprio che si vorrebbe dare al femminicidio, oltre che dal buon senso. Il quadro peggiora se si prende in considerazione il secondo fattore, ossia il movente, la spinta al delitto. È così che in qualche definizione si legge che è femminicidio quando avviene per motivi di gelosia, oppure di non accettazione della fine di una relazione, oppure di dominio patriarcale e maschilista sulla donna considerata come una proprietà. Il problema è che cercando di definire il femminicidio sulla base del movente, verrebbero inclusi anche gli omicidi con vittime donne e autori altre donne. Banalmente, si pensi a una coppia lesbica dove una uccide l'altra per gelosia. Sarebbe femminicidio o no? Insomma, incrociando le due variabili, quella dell'autore e quella del movente del delitto, che in una definizione così ampiamente usata dovrebbero essere stabili, si ottiene un numero impressionante di definizioni possibili applicabili a tantissime casistiche diverse, il che è inutile e crea grande confusione dal lato analitico, ma viene estremamente utile se si vuole ingigantire il fenomeno. Qualche parola in particolare va detta sul movente che il più delle volte viene affermato come il più peculiare del femminicidio, ossia quando una donna viene uccisa in quanto donna. Sul piano logico non vuol dire nulla. Il marito che uccide la moglie perché lo minacciava di separarsi e di portargli via i figli non scopre in quel momento che sua moglie è una donna e in quanto tale da uccidere. La uccide per un motivo ben preciso, per quanto futile ed esecrabile. La moglie era donna anche prima, quando l'ha sposata e durante tutti gli anni di matrimonio. Se avesse voluto ucciderla in quanto donna, avrebbe dovuto farlo subito. Anzi, in realtà avrebbe dovuto uccidere qualunque donna gli capitasse a tiro. Insomma, è evidente che anche il movente uccisa in quanto donna non ha alcun senso logico e non riesce a definire in modo chiaro e coerente il femminicidio. In tante si sono cimentate nel tentativo di definirlo, con esiti talvolta al limite della gag comica, come è capitato a Michela Murgia, che per non sbagliare ha detto che qualunque cosa è femminicidio. Per esempio, le donne che scelgono di non lavorare per curarsi dei figli, secondo la Murgia, commetterebbero femminicidio. In ogni caso, al di là di sciocchezze di questo genere, di senso logico nel termine femminicidio non ce n'è. L'unico senso che ha, più che logico, è ideologico, come diremo tra poco. Sul femminicidio non restano da dire che altre due cose. In Italia nessuno a livello istituzionale ne ha mai dato una definizione, rendendo così possibile riconoscere quali casi di omicidio volontario rientrino in quella casistica. Esiste anzi da due legislature, pagata dai contribuenti, una commissione femminicidio, che per il suo stesso ruolo dovrebbe avere le idee molto chiare in merito. Tempo fa le abbiamo chiesto tramite raccomandata di darci una definizione chiara di femminicidio, ma la lettera è rimasta senza risposta. E la presidente della commissione, quando interrogata, risponde che nemmeno lei sa cosa sia il femminicidio.
Il problema è che per definire il numero di questi orfani dovremmo definire il numero di questi casi. E sono questi casi che noi non riusciamo a definire ancora, non riusciamo in qualche modo a rilevare con puntualità e scientificità. Gli unici che hanno provato a chiarire un po' la questione sono stati quelli della Polizia di Stato. Nel 2018 scrissero questo: il femminicidio è l'uccisione di una donna da parte di un uomo perché donna, come atto estremo di prevaricazione, affermazione ultima di superiorità, aberrazione del possesso, non includendo perciò omicidi maturati in altri contesti e con altri moventi. Non esistono parametri univocamente riconosciuti che definiscano con precisione l'accezione in questione. Dunque l'espressione va limitata ai soli casi di commissione di un atto criminale estremo che caratterizza un modello di rapporto tra maschio e femmina declinato secondo i canoni di supremazia sottomissione e ad ogni atto di violenza che porti all'omicidio perpetrato in danno della donna in ragione del suo proprio genere. Una definizione molto discutibile, ma comunque l'unica al momento proveniente da un'istituzione pubblica. Una definizione che risultò gravemente difettata. Il femminicidio concepito nei termini della Polizia di Stato comportò infatti che quest'ultima conteggiasse un numero bassissimo di casi nel 2018. Per questo nessuno la riutilizzò mai più da quel momento e immaginiamo che qualcuno al Viminale in allora sia stato severamente redarguito. Ricapitolando, abbiamo un fenomeno, gli omicidi volontari, che si dovrebbero poter contare senza margini di dubbio. Abbiamo un fenomeno chiamato femminicidio, del tutto indefinito, che inquina la raccolta e la catalogazione dei dati. Abbiamo infine una comunicazione pubblica che, anche per questo, diffonde conteggi diversi e spesso incoerenti tra loro. L'unico modo per mettere ordine è, da un lato, guardare i dati ufficiali, dall'altro, verificare caso per caso gli omicidi che vengono conteggiati. Torniamo allora al report dell'Istat sulle vittime di omicidio volontario, che tratta dati relativi all'anno 2019. Vi si legge che le vittime di omicidio in totale sono state 315. Di queste, 111 erano donne, 204, cioè poco meno del doppio, erano uomini. Primo dato reale, la maggior parte delle vittime di omicidio in Italia è di sesso maschile. Sorpresa? Per forza, di quei 204 ne saranno finiti in cronaca sì e no una decina. L'uccisione di un uomo non fa notizia, è considerata cosa del tutto ordinaria, quindi non se ne parla, e non parlandone, l'idea che passa è che nessun uomo venga ucciso, tranne quella decina di cui i media si degnano di parlare saltuariamente. I dati però restano, i morti ammazzati in Italia sono fortunatamente pochissimi, ma di quei pochi la gran parte è di sesso maschile. Si dirà a questo punto, d'accordo, ma gli autori di omicidio? Ebbene, nessuna sorpresa, la maggior parte degli omicidi, il 93%, avviene per mano maschile, solo il 7% avviene per mano femminile. Ripeto, nessuna sorpresa. Fin dalla scoperta della ruota e forse anche prima, a commettere più omicidi sono sempre stati gli uomini, per motivi che varie scienze, a partire dall'antropologia, hanno ben spiegato. Va detto però che sempre gli uomini sono anche sempre stati in maggioranza tra le vittime e soprattutto in maggioranza tra chi ha rischiato e spesso perso la vita per garantire sicurezza, cibo o il salvataggio di altri a partire dalle donne. Al di là di questo, la lettura corretta dei dati ci dice che donne e uomini, sebbene su percentuali diverse, si accaniscono e ammazzano complessivamente il doppio degli uomini rispetto alle donne. Di contro, gli interventi di salvataggio di cui purtroppo nessuno tiene statistica sono nella quasi totalità dei casi attuati da uomini per salvare preferibilmente donne o bambini. Vista così, la situazione italiana non è così tragica, vero? Gli uomini della penisola non sembrano affatto male, restando sui numeri reali e tenendo a distanza l'emozionalità o il bisogno di creare scalpore, ci sarebbe da essere fieri di loro. Invece no. Se si sta della narrazione diffusa, l'homus italicus è una specie di belva assetata di sangue femminile. Anche l'Istat fa ogni sforzo per affermarlo, dedica pagine e pagine del suo report nel cercare di dimostrare quanto siano numerosi e gravi i casi di femminicidio all'interno della categoria degli omicidi volontari con vittime donne. Ma basta leggere la pagina che dedica alla definizione di femminicidio per capire come nemmeno l'istituto abbia la più pallida idea di che cosa si tratti. Alla fine pasticcia tra autori e moventi, come al solito, mescola alcune definizioni, ovviamente contraddittorie, e decide arbitrariamente che dei 111 omicidi volontari con vittime donne avvenuti nel 2019, ben 93 sono femminicidi,
Ma basta un esame dettagliato dei casi di quell'anno per accorgersi che è una falsificazione. Ai tempi, nel 2019, facemmo un controllo caso per caso applicando la definizione data dalla Polizia dello Stato, quella di cui abbiamo parlato prima, e i femminicidi risultarono 43, meno della metà di quelli dichiarati dall'Istat. Lasciamo ora l'Istat e i suoi dati del 2019 e veniamo all'attualità, ovvero al 2021, e prendiamo a riferimento la mistificazione forse più sfacciata tra quelle che abbiamo trovato. Il Corriere della Sera titola dicendo che nel 2021 gli omicidi con vittime donne e autori uomini sarebbero stati la bellezza di 186. Per confermare questo numero cita il dossier del Ministero dell'Interno, un documento che esce ogni 15 di agosto e che riporta i dati dei 12 mesi precedenti. Dunque il Corriere mente, ed è ovvio che sappia perfettamente di mentire, perché attribuisce a quest'anno casi che ricadono nell'ultimo semestre del 2020. Un giochetto facile che fanno in molti, utile per poter confermare un modo di dire, una specie di tic verbale che si è affermato negli anni. In Italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni. Un messaggio che, menzionando una scansione giornaliera, ottiene un potente effetto emozionale che però nulla ha a che fare con i fatti. È puro marketing, una tecnica di comunicazione e manipolazione, insomma. Il dato corretto sarebbe quello analitico, facilmente calcolabile da chiunque, da cui risulta che in Italia il tasso omicidiario femminile è dello 0,36% ogni 100.000 abitanti. Detto in modo più chiaro, in Italia è più facile che una donna muoia per incidente domestico, sono circa 3.000 i casi ogni anno, che non uccisa da qualcuno. Così è più facile da capire, vero? Ma così non ve lo dirà mai nessuno, ovviamente. Il Corriere della Sera poi snocciola altre cifre, tutte sbagliate, ovviamente, essendo falsificata quella di partenza. Eppure è facile avere il numero delle donne vittime di omicidio volontario in Italia, basta andare in uno dei tanti conteggi che taluni giornali, con il gusto del macabro, aggiornano ad ogni assassinio di donna. Ce ne sono parecchi e noi scegliamo quello di Repubblica, perché l'ha molto pubblicizzato Michela Murgia, quindi è sicuro che contenga delle falsità colossali. Stando all'elenco di Repubblica, dunque, le donne vittime di omicidio volontario in Italia sono, all'11 settembre 2021, nel numero di 69. Siamo quindi ben lontani dalle 186 del Corriere della Sera. La fregatura per Repubblica è però duplice. Da un lato li definisce tutti femminicidi, dall'altro mette nell'elenco i nomi delle vittime, rendendo possibile a chi ne ha voglia di andare a fare una verifica caso per caso. Ovviamente l'abbiamo fatto ed è così che abbiamo riscontrato nell'elenco casi di donne uccise da altre donne, oppure da malati psichiatrici dunque incapaci di concepire uno qualunque dei moventi previsti dal femminicidio, oppure da parenti, figli e figlie che uccidono madri, o da totali estranei, più 2 casi di cui non c'è traccia da nessuna parte, nemmeno nei media locali. Forse sono nomi inventati per fare mucchio? I pasticci aumentano se si guarda ai moventi dei casi elencati da Repubblica. Si trova di tutto. Donne uccise per questioni di soldi, di malavita, spesso prostituzione, a seguito di rapine, talora anche omicidi colposi, più altre casistiche che non possono rientrare nei moventi tipicamente attribuiti al femminicidio e tantomeno nel famoso uccisa in quanto donna. Ma c'è di più, se all'elenco di Repubblica si applica la definizione di femminicidio data nel 2018 dalla Polizia dello Stato, si rileva che i femminicidi propriamente detti sono soltanto 21. Fermandoci all'11 di settembre di quest'anno significa una ogni 12 giorni. Eppure ricordate cosa ha titolato tra gli altri il Corriere della Sera? Dunque, nella realtà delle cose abbiamo da inizio anno 69 omicidi volontari con vittime donne, di cui 21 femminicidi, qualunque cosa voglia dire. Di fronte a un numero così basso, seppure di casi assolutamente tragici e gravi, non è razionalmente possibile parlare di emergenza. Ecco allora che, in genere, chi ha interesse a ingigantire il fenomeno fa scattare una trappola molto astuta. Io la chiamo la gara dell'orrore. Per far capire bene cosa intendo, leggiamo un estratto dal post pubblico scritto su Facebook il 10 settembre da Angela Marino, giornalista e scrittrice che, teniamo la mente, spesso fa incontri nelle scuole per parlare, a modo suo, di queste tematiche. Nel suo post la Marino scrive: «I numeri degli uomini uccisi dalle donne sono semplicemente ridicoli. I numeri delle donne uccise dagli uomini sono statisticamente elevatissimi, è indicatore di un fenomeno di sterminio». Superficialmente una frase così fa venire in mente proprio una sorta di gara dell'orrore. Chi dei due uccide più dell'altro? Gne gne gne. Da sempre gli uomini uccidono chiunque più delle donne, sai che novità? E se ribaltassimo la domanda? E se chiedessimo chi dei due salva più frequentemente la vita all'altro, cambierebbe tutta la musica. Ma la Marino non è tipa da autosbugiardarsi a questa maniera.
È giornalista e scrittrice, sa come usare le parole. Non è un caso che anche di fronte all'inezia di 69 omicidi volontari, di cui solo 21 classificabili come femminicidio, qualunque cosa significhi, e anche di fronte ai dati europei e mondiali riguardanti l'Italia, parli con disinvoltura di sterminio. Cosa vi fa venire subito in mente la parola sterminio? Ebrei, nazisti, persecuzioni sistematiche per motivi puramente ideologici. Ed è proprio questo il concetto di base che si vuol far passare in ogni modo. Pensate al concetto uccisa in quanto donna, va proprio in questa direzione. I nazisti trucidavano qualunque ebreo proprio in quanto ebreo, senza dare alcun peso al suo genere, alla sua professione, alla sua ricchezza o cultura o altro. Sei ebreo? Colpo alla nuca e via. L'espressione uccisa in quanto donna vuole affermare e far credere a tutti che gli uomini siano più o meno tutti d'accordo a perseguitare le donne per il solo fatto di essere donne, come le SS facevano con gli ebrei. Ma non è tutto. Lo stesso concetto è presente nell'osservazione della Marino che io ho definito gara dell'orrore. Quello che fa la giornalista è la stessa cosa che fanno tutti, dall'Istat in giù. Non si limitano a considerare quante e chi sono le vittime e quanti e chi sono gli autori separatamente, magari analizzandoli in tutte le loro caratteristiche. Sarebbe molto utile se potrebbe scoprire quale sia la categoria di cittadini che richiede più protezione o quella più propensa a commettere omicidi. Una volta si elaboravano così i dati, ora non si fa più. Ora si fa il gioco infame del chi uccide chi. Si incrociano il dato delle vittime e quello degli autori per arrivare alla facile dimostrazione che sono più gli uomini che uccidono le donne che viceversa. Ma ci sono diversi bug in questo giochetto, ne citerò due soltanto, i principali. Il primo richiama le caratteristiche di catalogazione. Sia le vittime che gli autori di omicidio raccolgono in sé diverse caratteristiche oltre al sesso di appartenenza. Che so, l'età, la provenienza geografica, lo status sociale, l'orientamento sessuale e altro ancora. Nell'incrociare il dato tra autori e vittime di omicidio si potrebbe ad esempio rilevare quanti omosessuali vengono uccisi da eterosessuali e viceversa. Quanti immigrati vengono uccisi da italiani e viceversa. Quanti ricchi vengono uccisi da poveri e viceversa, e così via con altre caratteristiche. Gli incroci possibili sono tantissimi e tutti potenzialmente molto interessanti. Eppure gli istituti di statistica, i media e quelle come la nostra Angela Marino si occupano soltanto di un tipo di incrocio, quanti uomini uccidono donne e viceversa. Strano, perché questa scelta esclusiva? Per lo stesso motivo di cui si è detto, l'esito ovvio di questo tipo di incrocio è la preponderanza di autori maschili e questo serve a confermare l'idea che sia nata una persecuzione dei maschi tossici nei confronti delle donne. Questo e non altro è il concetto che, in modo più o meno esplicito, si vuole imporre all'opinione pubblica. In effetti, dal lato statistico, proprio a questo serve incrociare autori e vittime di omicidio, per capire se è in atto una persecuzione sistematica e organizzata. Quel tipo di incrocio fatto nella Germania nazista ci avrebbe rapidamente dimostrato che cosa stava accadendo. Idem se fatto in Sud America all'epoca della conquista spagnola e portoghese, o durante il regime comunista sovietico in Russia. Avremmo rilevato che un gran numero di tedeschi ammazzava un gran numero di ebrei, ma non viceversa. Che un gran numero di spagnoli e portoghesi sterminava un gran numero di indios, ma non viceversa. Che un gran numero di comunisti sterminava un gran numero di oppositori al regime, ma non viceversa. È per scoprire questi fenomeni che si incrociano i dati di autori e vittime di omicidio. Per scoprirli o per far credere che siano in atto. Il problema è che condizione fondamentale per poter dire che sia in atto una persecuzione orientata allo sterminio è che il numero delle vittime sia poderoso. Ed è questo lo scopo degli enormi sforzi che si fanno per far passare 69 casi di omicidio volontario come uno sterminio. È per questo che si omette ogni notizia di uomini ammazzati per moventi vari. Si scoprirebbe che sono il doppio delle donne. Per nascondere il fatto si cancellano le vittime maschili e a buon peso si dà a quelle femminili un altro nome, vago, impalpabile, fitto come la nebbia, femminicidio, e le si enfatizza in modo estremo. Ma è una bugia con gambe cortissime, senza farla troppo complicata. Se davvero ci fosse la persecuzione che si suggerisce e si propaganda a tutto andare, bei falliti sarebbero questi uomini italiani che nel loro sterminio riescono a raccattare a malapena 69 vittime in un anno. La realtà, insomma, resta quella che è. In Italia si uccide poco. Quel poco fa il doppio di vittime tra gli uomini rispetto alle donne, parlando di qualcosa di ben definito come l'omicidio volontario e lasciando perdere concetti fantasy come il femminicidio.
A commettere omicidi volontari sono indistintamente donne di meno e uomini di più. E se si incrociano i dati di autori e vittime per verificare che non sia in atto una persecuzione maschile ai danni delle donne, ci si scontra contro dati di dimensioni meno che fisiologiche. Dunque non c'è alcuna persecuzione preordinata di natura patriarcale o maschilista. Chi lo afferma dice il falso, talvolta per ingenuità, talvolta perché disinformata dai media, e non di rado per malafede. I fatti reali restano indiscutibili. 69 donne vittime di omicidio volontario in 254 giorni, così come le 111 del 2019, in un paese dove 30 milioni di donne e 30 milioni di uomini interagiscono ogni giorno, non solo non sono un'emergenza, ma addirittura un miracolo, un qualcosa di cui andare fieri. Con il massimo rispetto e la massima solidarietà per le vittime e i loro familiari, come già detto, ma al di là delle emozionalità e delle mistificazioni che alcuni ci innestano sopra, il miracolo resta. Con tutto questo rimane un dubbio. C'è un convitato di pietra in questo discorso o, se si vuole, un burattinaio ben nascosto. È lecito chiedersi dunque perché tutto questo teatrino mistificatorio sui dati degli omicidi volontari e su quel mistero tragico che è il femminicidio. Chi è l'infame direttore di questa messa in scena? Dei media abbiamo detto, dietro ci sono ragioni commerciali, ma ora è tempo di svelare anche altro. I giornali oggi sono, a tutti gli effetti, dipendenti dal potere in generale, specie da quello politico. La stampa non è più cane da guardia della democrazia, ma cane da compagnia dei grandi potentati, non ci vuole molto per rendersene conto. Sugli omicidi e femminicidi obbedisce all'ordine di amplificare al massimo, perché esiste una fitta e consolidata rete di interessi economici, elettorali, clientelari, partitici e politici che ha bisogno di affermare l'esistenza di questo tipo di emergenza. I centri antiviolenza, teoricamente messi lì per prevenire e curare gli effetti della violenza contro le donne, sono collettori di milioni di euro pubblici ogni anno. Danno lavoro a numerose persone ben disposte a votare e far votare chi ha garantito loro un posto di lavoro. La loro esistenza è strettamente legata all'emergenza. Se si dicesse la verità, ovvero che gli omicidi volontari, così come le violenze generiche contro le donne, in Italia sono sotto il livello fisiologico, la loro inutilità diverrebbe evidente a tutti e sarebbero costretti a chiudere, insieme a tutte le innumerevoli associazioni di contorno e alle case rifugio, più tutto l'amplissimo indotto giudiziario di proporzioni mastodontiche che si sbriciolerebbe all'istante. I politici, dal canto loro, perderebbero una clientela docile e preziosa, ma soprattutto perderebbero l'occasione di fare ciò che i politici tipicamente fanno di fronte a un'emergenza, specie se finta: restringere gli spazi di libertà. La falsa emergenza del femminicidio e delle violenze contro le donne, non a caso, ha consentito negli ultimi 12 anni di stravolgere completamente alcuni principi basilari dello Stato di diritto, con una proliferazione spaventosa di processi basati su denunce false o strumentali, ma soprattutto con un effettivo restringimento degli spazi della libertà e dei diritti di tutti, in particolare degli uomini. Ci sono un intero regime e un gigantesco business dietro la narrazione falsata sugli omicidi e i femminicidi nel nostro paese. Ed è solo uno dei tanti temi utilizzati per terrorizzare le persone e inasprire il regime stesso con il pretesto securitario. Il problema è che i numeri parlano e la logica li fa addirittura cantare. Si tratta di cose che né il terrore, né leggi repressive, né ideologie tossiche possono riuscire a piegare. Almeno fin tanto che c'è qualcuno che le afferma ad alta voce. Ed è quando quel qualcuno diventa molti che poi i regimi cadono. Ne sono caduti tanti in passato, basati su bugie e falsificazioni assai meno clamorose. Cadrà anche questo. Si tratta solo di diffondere chiarezza e di accelerare al massimo il processo.